È inutile dire che questo è un momento particolare per me come sindaco, ma anche per i cittadini di questo quartiere. È un traguardo importante. Questa inaugurazione è stata preceduta anche da polemiche, in sostanza. Polemiche ci sono state, ovviamente, venute l'anno scorso, con la Tecnis che aveva assunto degli impegni con l'ANAS di realizzare alcune opere complementari. C'è stata una fibrillazione, diciamo, fisiologica nei rapporti istituzionali, però le polemiche ormai sono superate. La Tecnis ha confermato l'impegno di seguire gli ultimi interventi, anche perché stamattina stanno già lavorando sull'area da centro alla scuola per la sistemazione di quell'area a parcheggio, e ha rinnovato l'impegno di eseguire altre opere complementari, soprattutto in via Ricasso. Sono contentissimo stamattina per il semplice fatto che questa è un'opera, diciamo, condivisa dal quartiere, perché è stata un'opera partecipata. Passo per passo, di questo ringrazio i componenti del Comitato di Quartiere, i cittadini che hanno insieme all'amministrazione elaborato il progetto, valutato, l'abbiamo rettificato secondo le esigenze della comunità di questo quartiere. Ci sono state anche delle pressioni, qualche polemica, ma il confronto è stato sempre civile e democratico. E il risultato adesso è sotto gli occhi di tutti. Questo è un quartiere che secondo me rappresenta il fiore all'occhiello di questa città. Qualcuno diceva che sembra di stare a Bairoli, a Roma, perché è un quartiere adesso vivibile sotto ogni profilo. L'amministrazione stamattina ringrazia di cuore i componenti del Comitato di Quartiere e i cittadini per la partecipazione e per la collaborazione. Voglio ringraziare anche il signor Provenza e la signora Santoro, che hanno dato la disponibilità di definire una questione annosa ultra trentennale, e purtroppo in questa città si è visto di tutto. Noi stiamo rimuovendo alcune macerie, lo stiamo facendo con tante difficoltà, però riusciamo a raggiungere l'obiettivo soltanto se il cittadino si rende parte attiva, responsabile dal punto di vista civico e consapevole che il momento del cambiamento è possibile soltanto con la partecipazione e con la condivisione. E questa maturità si sta formando in questa città, e di questo sono contento e felice. Qual è l'impegno dell'amministrazione su questo quartiere? Abbiamo ancora tante cose da fare. Inizieranno la settimana prossima i lavori di realizzazione di un impianto polifunzionale sportivo nella Villa Belvedere, con campo in erba sintetica, bellissimo, come l'abbiamo realizzato in via Colombo e in via Moncharmont. Quindi daremo la possibilità ai giovani del quartiere di utilizzarlo a pieno, quindi praticare ogni forma di disciplina sportiva. Dovremo sistemare Piazza Delita, la settimana prossima sarà presentato un progetto elaborato da un tecnico di Battipaglia a costo zero, che ha un progetto condiviso anche dal quartiere. E un altro intervento importante che dobbiamo fare riguarda la rimozione del vincolo idrogeologico per quanto riguarda i disagi che comporta l'attuale situazione del fiume Luciano all'altezza della chiesa. Abbiamo già il finanziamento, stiamo elaborando i relativi progetti d'intesa con l'autorità di bacino, insomma stiamo facendo grandi passi avanti. Non voglio aggiungere altro, voglio soltanto invitare la cittadinanza a partecipare di più, a segnalare i servizi, ai titolari responsabili che ci sono purtroppo, che non fanno il proprio dovere. Noi come amministrazione continuiamo a lavorare con lo stesso impegno, convinto di lavorare sempre nell'esclusivo interesse della città, anteponendo sempre il bene comune agli interessi particolari. Grazie per questa partecipazione.